Vabbè, non un nome qui. Noi dobbiamo partire da un principio, non ci sono gli eroi. C'è gente che fa il suo lavoro, che lo vuole fare onestamente, in maniera seria, perché per coinvolgere tutti. Quando questo non è permesso e viene, si pensa che uccidere è come togliere la possibilità di una voce, che stranamente la voce oggi di Giuseppe Fava è molto più forte forse di quando c'erano i siciliani. Il messaggio è quello di non arrendersi mai, di continuare ad andare sempre a schiena dritta e soprattutto di rendersi conto che c'è sempre tanto da fare. La vicenda Fava non si esaurisce il 5 gennaio, ma apre, come dire, una possibilità a questa città che si rende conto che esiste la mafia e una possibilità di riscatto, perché dovremmo essere tutti insieme a sentirci coinvolti nel lottare la mafia, perché la mafia non finisce se ognuno di noi non scende in campo con le proprie forze, con le proprie idee e schierati l'uno accanto all'altro combattiamo contro quello che ormai è anche una mentalità. Pippo Fava ci ha indicato una strada. Ha indicato una strada con una semplicità assoluta, da un punto di vista umano, come siciliano ci ha indicato la strada, perché era solo in una città molto paludosa, e come giornalista appassionato, coraggioso, con la schiena dritta, una strada che è attualissima, perché la situazione oggi per molti nostri colleghi non è meglio di prima, e penso non ai giornalisti come me che lavorano in un grande giornale, che arrivano sui posti due giorni, questo e l'altro. Io penso ai giovani colleghi della vostra età che lavorano nei piccoli paesi della Sicilia interna, penso ai nostri colleghi calabresi che lavorano nella Locri, nella Gioia Tauro. Ci sono tanti piccoli Pippo Fava. Io quando ero ragazzino mi dicevano, come lo riconosce un mafioso? Mio zio mi diceva: devi guardare le scarpe, sempre delle belle scarpe fatte a mano, ma sono sporche di cantiere. Adesso dove la vai a raccontare la mafia? Con una telecamera dove pensi di raccontarla? Non c'è più il morto a terra, le facce sconce dei mafiosi non ci sono più, sono più al 41 bis. Cosa fai? Devi andare davanti a una banca, alla Borsa di Milano, alla Regione Siciliana. Quindi è molto più difficile oggi, quando tu scrivi delle cose, senti che c'è qualcosa che non va, dicono: ah, ma sei una ferragazza nell'aria, sei strano, ti butti troppo in avanti, e magari tu hai intuito delle cose e non hai il seguito dietro. Oggi c'è una situazione per certi versi più difficile, perché è meno distinguibile, individuabile la mafia, perché non è più la mafia di 30 anni fa, di 29 anni fa, di 20 anni fa. Cambiato tutto.